quando ce le siamo rotti noi. Non è un voto né clientelare né niente, va riconosciuto quello che è un voto di protesta di gente che dice basta, non li voglio più vedere. E allora io penso che a questi cittadini, a questi uomini e queste donne che ne hanno come noi piene le scatole di questa politica, di questo modo di far politica, di queste facce che si presentano come il rinnovamento quando hanno fatto dei danni grandi come una casa, io vi propongo di fargli semplicemente due ragionamenti. Il primo è questo: ma voi li conoscete i candidati che ci stanno nella lista Grillo e che dovranno fare i consiglieri regionali? Va chiesto, perché i nostri candidati li conoscete, sono compagni che si sono impegnati a raccogliere le firme per fare il referendum sull'acqua, che si sono impegnati nelle lotte studentesche, che si sono impegnati magari come avvocato per difendere i lavoratori che venivano licenziati dalle aziende, che si sono impegnati come la compagna Marano per 30 anni nel sindacato, nella CGIL, nella FIOM per difendere i diritti dei lavoratori. I nostri compagni sono questi, i nostri compagni e le nostre compagne sono uomini e donne che non fanno politica nel mese prima delle elezioni, ma che fanno politica tutta la vita, perché per noi fare politica è il modo di vivere e di cambiare il mondo. Li conoscete, sono questi. E se non sono molto famosi è perché non hanno mai ricevuto nessun avviso di garanzia per malversazione della cosa pubblica. Non hanno fatto notizia in questo modo i nostri candidati. Ma sono gente che si è impegnata nel volontariato, nella militanza, nel sindacato. Questi sono i nostri candidati.